pubblicato il primo CD musicale del gruppo agrigentino degli Impraptu. Ascoltiamo Alfonso Baldacchino, uno dei componenti della band Impraptu, che si è esibita recentemente in occasione della notte di Capodanno a Porto Empedocle. Questo CD è il primo lavoro tutto vostro, quindi la prima produzione degli Impraptu. Esatto, sì, è una bella soddisfazione anche perché c'è veramente tanto lavoro dentro. Diciamo che gli ultimi 10 anni della nostra vita sono stati focalizzati a questo progetto. Abbiamo fatto tanta gavetta, tanti concorsi, fra cui Sanremo Rock nel 2007, da lì la prima uscita discografica con un solo brano inserito nella compilation, e poi lì ci hanno notato alcune etichette indipendenti e siamo arrivati alla fine alla produzione di un disco tutto nostro. 9 brani. Sono 9 tracce, frutto di una dura selezione che, ripeto, dura da 10 anni. È un genere un po' difficilmente etichettabile perché non è né rock, né musica classica, né jazz, non è qualcosa di molto definito. Cerchiamo di dare a ogni testo di nostro brano il giusto sfondo. Perché Impraptu? Allora, la parola impromptu esiste con un'altra M e significa musica che nasce dall'improvvisazione, si usa nella musica classica o nel jazz. Siccome nei nostri brani noi raccontiamo delle storie, spesso ci sono cambiamenti repentini di atmosfera, allora c'è questa sorta di improvviso raptus musicale a livello proprio di composizione. Quindi abbiamo fuso i due significati di improvvisazione e raptus improvviso, è venuto fuori impromptu. Quanti siete? Da quanti elementi è composta la band? Siamo 4, io sono Alfonso Baldacchino, sono il chitarrista, Gracie Sorrentino è la cantante, Leonardo Brucculeri batterista e Salvatore Di Nolfo suona il basso. Tutti agrigentini. Tutti della provincia. Progetti futuri, su cosa state lavorando? Si dice, quali sogni nel cassetto? I sogni nel cassetto sono quelli di riuscire a fare di questo, che è il nostro lavoro per adesso, il nostro lavoro permanente. Quindi di riuscire a fare altri dischi, a continuare a vivere della nostra musica.